Se stai pensando di fare un trapianto di capelli, ma non sai a chi affidarti, in questo video cercherò di darti più mezzi possibili per fare questa scelta. Punto primo, secondo me dovete capire se nel vostro caso è il caso di fare un trapianto di capelli. Mi spiego meglio. Solitamente chi perde i capelli è perché ha l'alopecia androgenetica. Questa alopecia androgenetica, se non viene rallentata o fermata, continuerà il suo corso. E se voi fate un trapianto senza cercare di contenere quanto più possibile questa alopecia androgenetica, succederà che dopo il trapianto gli altri capelli che avete in testa continueranno a cadere e questo vi obbligherà o a rasarvi oppure a fare altri trapianti, strada che non è sempre percorribile perché i capelli nella zona donatrice sono limitati. Quindi prima ancora di pensare al trapianto di capelli io vi direi fate una visita tricologica e molto probabilmente vi verrà prescritta una terapia farmacologica per fare in modo di bloccare quanto più possibile la vostra situazione e in molti casi, dipende ovviamente dalla vostra risposta ai farmaci, potreste recuperare veramente un sacco rispetto alla vostra situazione iniziale. Vi assicuro che tante persone dopo aver iniziato le terapie con l'alopecia androgenetica hanno avuto dei risultati veramente sorprendenti e hanno cambiato idea riguardo al trapianto di capelli. Un esempio che mi viene in mente al volo è la testimonianza di Matteo che ho portato in questo canale, ve lo lascio nella i in alto a destra e in descrizione. Dateci un occhio perché quel video vi fa capire veramente la potenza delle terapie. Dopo la visita tricologica e le terapie, mettiamo che avete risposto bene ai farmaci e la vostra situazione è stabile. Dal mio punto di vista è molto importante comprendere ed accettare che queste terapie sono croniche, quindi quando le smetterete perderete tutti i benefici e l'alopecia androgenetica continuerà a fare il suo corso. Questo tradotto vuol dire che anche dopo l'operazione dovrete continuare a fare le terapie, non magari per i capelli trapiantati ma per i capelli che avevate prima del trapianto. Nella stragrande maggioranza dei casi sono obbligatorie per mantenere un bel risultato nel tempo. Superate queste due fasi, arrivate al punto di dire ok, adesso mi sento pronto e deciso a fare un trapianto di capelli, e appena digiterete trapianto di capelli su Google verrete sommersi da pubblicità di cliniche da tutto il mondo. Io ora vi darò un quadro generale in modo da farvi capire quale sarà la scelta più adatta a voi. Fondamentalmente tutte queste cliniche possiamo dividerle in due gruppi. Il primo è formato da cliniche low cost perché queste lavorano a pacchetto dove il prezzo è fisso, mentre nell'altro gruppo, che potremmo definire non low cost perché in questo caso i chirurghi valutano il prezzo in base al lavoro, quindi alla quantità di unità follicolari che dovete trapiantare. Per farvi capire le principali differenze ho fatto una lista dei pro e dei contro per ciascun gruppo e ora ve li elenco. Nelle cliniche low cost i pro sono il prezzo basso rispetto alla concorrenza e avete zero sbattimenti perché solitamente è tutto organizzato da loro, mentre i contro di queste cliniche low cost sono che rischiate molto di più, ovvero voi vi affidate al brand o all'azienda e non sapete in realtà chi vi opera di preciso. Vi fidate di quell'azienda, sperate che tutte le equipe che operano in queste strutture siano preparate e con esperienza e non saprete mai se il chirurgo che vi sta operando quel giorno magari è alla sua prima operazione. Un altro contro che mi viene in mente è che solitamente, appunto, essendo strutture molto grandi e devono fare diverse operazioni al giorno, siete seguiti un po' meno. E la terza cosa che mi viene in mente, solitamente in queste strutture non siete seguiti per le terapie né pre-trapianto né per il post-trapianto, quindi anche in questo caso poi dovete fare tutto privatamente, andare da tricologi, farvi prescrivere magari una terapia personalizzata se non la seguivate prima e investire altri soldi. Passiamo alla lista dei pro e dei contro delle cliniche non low cost. In queste cliniche solitamente il prezzo è più alto perché appunto viene preventivato in base al lavoro, ma anche perché solitamente sono strutture molto ridotte rispetto alle low cost, perché in questi casi chi vi opera è proprio il chirurgo che apre la sua clinica e esegue tutte le fasi lui, o quantomeno le fasi più delicate ed importanti, in persona. Questo vi fa capire immediatamente che il tempo di una persona è molto limitato e quindi fa lievitare il prezzo. Però questo vi dà la tranquillità di sapere esattamente chi vi opera, che manualità ha, che esperienza ha e che qualifiche ha. Inoltre, essendo probabilmente voi gli unici pazienti dedicati a quel giorno o ai due giorni dell'operazione, sarete molto più seguiti, quindi in quei giorni avrete tutte le attenzioni su di voi e un trattamento personalizzato al 100%. Per quanto riguarda i contro di queste realtà, sono ovviamente il prezzo, per i motivi che ho spiegato prima, e secondo punto è una lista d'attesa davvero lunga nella maggior parte dei casi, perché come detto in precedenza il tempo del chirurgo, essendo limitato, non riesce ad operare così tante persone. Il mio consiglio in questi casi è di non escludere nulla a priori, ma di fare più preventivi possibili, e questo vi consentirà di valutare, oltre al costo, le modalità di consulenza, quante informazioni vi verranno fornite per quanto riguarda il pre-trapianto e il post-trapianto, che tipo di consulenza vi viene fatta e quali tecniche verranno utilizzate. Vi garantisco che già facendo i preventivi,
notate delle differenze assurde dal modo di lavorare di tantissime realtà, e questo vi permetterà di fare veramente una scrematura enorme già da subito. Altro consiglio molto importante dal mio punto di vista: quando scegliete la clinica, non date fiducia alle foto sui profili social delle cliniche, al numero di follower, alle recensioni, perché tutte queste cose sono veramente manipolabili nel 2024. La cosa migliore in questi casi è trovare le testimonianze dirette dai pazienti. Io in questo canale cerco di portare più testimonianze possibili. Se volete, in descrizione c'è anche il link per il gruppo Facebook, dove tantissime persone condividono la loro esperienza da tante realtà diverse, e queste cose vengono fatte solo per aiutare il prossimo. Quindi, a mio avviso, sfruttatele il più possibile, perché vi consentirà veramente di farvi un'idea molto più chiara prima di fare un'operazione. Secondo me il top, prima proprio di prenotare, quando siete indecisi tra una clinica e l'altra, cercate le testimonianze dirette di pazienti operati in quelle cliniche con una situazione molto simile alla vostra, quindi con un capello come il vostro, con una calvizie simile alla vostra. Questo vi consentirà di avere un'idea quanto più precisa possibile a quello che potrebbe essere il vostro risultato. Io ho fatto così e vi garantisco che, tornassi indietro, farei altre 100 volte così, perché sono super soddisfatto del mio risultato. Altra cosa molto importante che voglio dirvi: in questi ultimi anni ho imparato che non esiste un giusto o sbagliato, perché ogni persona sceglierà in base alle proprie esigenze e alla propria propensione al rischio. Ma la cosa fondamentale in questi casi, che è anche lo scopo per cui ho fatto questo video, è che la vostra scelta deve essere fatta con consapevolezza. Quando voi siete consapevoli di quello che state facendo, siete a posto. Questo perché vi garantisco che mi scrivono veramente tante persone che fanno dei trapianti senza pensarci, senza informarsi. I trapianti sono fatti male, e un trapianto fatto male può crearvi più problemi estetici rispetto alla vostra situazione iniziale, e poi sistemarlo vi costerà molto di più. Quindi mi raccomando, contate fino a 10 e scegliete in maniera consapevole. Mi sembra di avervi detto tutto, spero di non essermi dimenticato niente. Se avete qualcosa da aggiungere, qualche consiglio da dare, scrivetelo nei commenti e aiutiamoci a vicenda. Ti ricordo di iscriverti al canale se il tema ti interessa. In descrizione trovate il link per il gruppo Facebook, e noi, come sempre, ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao raga!